Equip Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Realme C55, uno smartphone entry level dal prezzo davvero molto interessante rapportato alle caratteristiche e alla dotazione. Parliamo di un prezzo tra le 200 e le 230 euro, 628 circa 200, 8256 circa 230. Abbiamo comunque la possibilità, come su tutti gli smartphone di questa marca, di espandere la RAM andando ad attingere dalla memoria interna, e devo dire che un 6 che diventa 12 non è assolutamente niente male pensando a un prezzo di 200 euro. Abbiamo poi anche interessante il fatto che nasca già con Android 13, Realme UI 4.0, un bel display da 90 Hz, cosa abbastanza insolita su questa fascia di prezzo. La fotocamera è una 64 megapixel la principale, 2 megapixel la fotocamera di profondità, chiamiamola così, fotocamera diciamo adatta alla fascia di prezzo, buoni scatti in condizioni di luce ottimale, al calare della luce insomma la qualità va a scemare e il video è un pochettino poco stabile. Abbiamo comunque anche una bella batteria da 5000 mAh che ci consente di arrivare a sera con un uso anche piuttosto intenso e una ricarica addirittura da 33 watt, cosa anche qui abbastanza insolita su un terminale di questa fascia. Ricordiamoci che ci sono terminali di fascia molto più alta che arrivano al massimo una ricarica da 25 watt, per cui voglio dire, il rapporto qualità-prezzo è davvero elevato. Comunque il display è un 6 pollici 72, IPS LCD, come vi dicevo 90 Hz, una buona risoluzione, Full HD 1080x2400, 392 ppi di densità, insomma fondamentalmente abbiamo un'ottima dotazione. Abbiamo anche il jack da 3,5, che è una cosa che a me comunque fa molto felice e ribadisco una volta di più, non capisco perché alcuni si ostinino a toglierlo nonostante ci sia parecchio spazio in questi terminali, dato che le dimensioni sono ormai abbastanza importanti, per cui vabbè, lo spazio c'è e un plauso a chi comunque lo utilizza. E poi abbiamo anche una mini capsula, una sorta di diciamo pillolina sulla fotocamera frontale che ci consente per il momento di vedere quando la batteria si sta caricando. Poi probabilmente in futuro verranno implementate altre funzionalità. Sblocco facciale frontale, oppure abbiamo anche il sensore di impronte qui laterale. Sentiamo l'audio, chiamate comunque sempre belle nitide. Ricezione sempre ben presente, l'audio è mono, ma comunque anche una discreta qualità. Andiamo a sentirlo. Sai che dall'app O puoi gestire tutto online? Scaricala e per qualunque domanda accedi alla nostra officina, la tua. Ovviamente, come avete sentito, non ha una qualità eccessa, ma parliamo comunque di un audio mono con una discreta Sento il potenza. nostro brano NCS, stavolta sentiamolo direttamente da YouTube. Abbiamo la possibilità del boom sound, l'audio può arrivare fino al 200%. Ovviamente in questa modalità audio molto potente, chiaramente la qualità va un po' a decadere. Upla, fermati bello. Vabbè, come avete sentito, la qualità è quella che è, insomma, manca un pochettino nei bassi, però la potenza con questa modalità viene raddoppiata. Di conseguenza, se volete sentirlo a volume più alto, non dovete altro che fare che mettere il volume al 200%. Al display, come vi dicevo, IPS LCD 90 Hz. A mio modo di vedere, un bel display ben definito. Colori naturali, qui l'audio si fa apprezzare un po' di più. Andiamo a vedere le nostre solite tartarughine. Insomma, un bel finale anche ben costruito, ben assemblato, con delle ottime finiture. Devo dire che ci è piaciuto particolarmente.
un secondo che lo sblocchiamo. Va bene. Come vi dicevo, la mini capsula, se così la vogliamo chiamare, mini pillola, chiamatela come volete, si trova nei Realme Lab. C'è la capsula per dormire con divisione musicale e modalità doppia, e poi c'è questa mini capsula che appunto si concretizza in una capsula che appare qua di fianco quando si va a metterlo in carica e ci indica lo stato della batteria. Probabilmente più avanti verranno incrementate ulteriori funzioni, adesso non ve lo so dire, ma pare di sì. Qui abbiamo tutta la varia dotazione di serie, Meditec Helio G88, un bolla terminale. Qui, come vedete, abbiamo portato la camera, l'abbiamo espansa di ulteriori 6 giga. Di conseguenza, modello 6 giga più altri 6 diventa 12 e la cosa comunque si fa interessante. Le prestazioni sono abbastanza buone, ci sono degli sporadici riscaldamenti, ma niente di che, comunque la batteria tiene tranquillamente. Insomma, alla fine, se non si fosse capito, ci è piaciuto. Per tutte queste cose che vi ho detto e comunque per caratteristiche che sono tutt'altro che da entry level, è anche un prezzo davvero interessante. Con questo concluso, sotto Dall'Oris, alias Battista 70 per Battista 70 FON. With their nails done now.